Ciao ragazzi, questo video comincia da Torino Porta Susa al binario 2. Come avete letto dal titolo, sì, faccio 700 km per andare a prendere la moto nuova. Di che moto si tratta non ve lo dico ancora, però ci vediamo tra qualche ora. Intanto aspetto il treno, faccio 12 ore circa e poi vi spiego tutto quanto. Ciao! Esattamente 12 ore dopo il primo video siamo arrivati. Adesso aspettiamo che ci vengano a prendere e andiamo a prendere la moto nuova. La moto sarà in configurazione pista. Poi vi spiegherò anche cosa guardare in una moto usata, cosa fare più attenzione per evitare fregature. In un altro video vi mostrerò tutto il cambio delle carenature, dalla configurazione pista alla configurazione stradale, e vi spiegherò un po' tutto quanto, come è messa la moto, come l'ho trovata, così. Siamo, come promesso, ecco la mia nuova moto. Come vi avevo detto, è in configurazione da pista, è un S1000RR del 2019. Poi in macchina vi darò anche qualche altra informazione in più. Intanto è venuto a prendermi Alex dei Bikers Roma Club. E adesso... Ragazzi, buongiorno! E adesso ci aspettano un bel po' di orette fino a casa. 12 giusto? Ore? Speriamo meno, va. Siamo partiti. Oh, abbiamo beccato l'acqua. Abbiamo beccato l'acqua, perfetto. Speriamo smetta presto. Là dietro c'è la moto. Siamo sul multiplone nazionale. Grande multiplone. Allora sì, è un S1000RR del 2019. L'ex proprietario la stava allestendo per renderla una moto da pista. Però essendo che non l'ha mai utilizzata, è praticamente nuova, quindi c'è da fare rodaggio e da riallestirla per utilizzo stradale, ecco, con le carenature. E basta un tagliandino e poi dovremmo essere a posto, giusto? Giusto. Praticamente giusto. Nuova, digli quanti chilometri già. Praticamente nuova perché ha 4 km, quindi non è proprio 0, 0, 0, 4 km, insomma. E niente, quindi in questo video tra l'altro volevo parlarvi insieme ad Alex di cosa controllare in una moto usata, perché magari è bene fare attenzione a qualche piccolo particolare. Ad esempio, uno di questi potrebbe essere dare un occhio alle battute di sterzo. Sarebbero dei pernetti sostanzialmente che si trovano sulla piastra di sterzo inferiore generalmente, che vanno a battere sul telaio, su dei punti specifici, e se queste battute di sterzo sono scalfite potrebbe essere che la moto sia scivolata o comunque ha preso una botta tale da far girare violentemente lo sterzo. Magari può non essere nulla di particolare, però è giusto prestare attenzione un attimo. E l'altra cosa potrebbe essere il fatto di vedere l'intaglio delle viti, magari del motore o comunque di altre viti, se gli intagli sono un po' scalfiti, e questo vorrebbe dire che può essere stato smontato. Ci può essere stata messa lampada, insomma. La bisogna dare un occhio anche al codice del motore, se ce l'ha. Esatto. Non ce l'ha, quindi verificare almeno se il libretto corrisponde, insomma. Corrisponde. Esatto, esatto. E altra cosa da fare è controllare i piedini della forcella. Forcellone.
e il forcellone, che nelle scivolate, diciamo, fanno parte delle prime parti, fanno parte delle prime parti che si strisciano. Quindi se magari trovate qualche graffio sotto i piedini della forcella, fate occhio anche al resto della moto e cercate magari altri punti, se presenta altri graffi, altre strisciatine, eccetera eccetera. Oltre a questo, un'altra cosa molto importante, quando intanto controllate le parti estetiche della moto, che esatto, deve essere subito da visionare. L'altra cosa è verificare i semimanubri, dici? Esatto. La cosa che tanti non ci pensano, può essere pure che cascata fermo si piega il semimanubro. Il semimanubro costa 230 euro di media l'uno. Esattamente. Quindi salite sulla moto, mettetevi in posizione comunque rannicchiata per quanto potete e vedete se le braccia toccano tutte e due la stessa maniera le ginocchia. Questo è già una, diciamo, un piccolo trucco per scremare la questione della possibilità di una scivolata o una caduta. Naturalmente, dove è possibile, controllare i bilancieri. Esatto. Questa è una cosa anche importante. Tra l'altro, nel caso montasse di semimanubri racing, chiedete se hanno quelli originali per capire appunto se sono stati cambiati e messi racing perché ci può essere stata un'eventuale caduta o per puro piacere estetico o per comodità, ecco. Altre cose principali che potete controllare: segni sul telaio, graffi sul telaio, che però quelli sono abbastanza visibili, insomma, è la prima cosa che si nota. O cover, se c'hanno le cover. Esatto, esatto. Se hanno delle cover, tipo le cover in carbonio, sono belle, sono dei belli accessori, ma state attenti che spesso possono nascondere dei graffi magari dovuti a qualche scivolata, quindi se possibile sarebbe meglio toglierle, verificare lo stato del telaio o di carter motore. Ecco, un'altra cosa da controllare sono i carter sotto, che anche quelli si graffiano. Quindi appunto tutte eventuali cover che vanno a coprire fanno da protezione, ma potrebbero anche camuffare qualche scivolata, quindi fate attenzione anche a quello là. Altre cose particolari direi che non me ne vengono in mente, quindi sostanzialmente i punti sono questi. Le leve, una spugnetta delle leve. Esatto, le leve, sì. Magari un'altra piccolezza, vedere se i cerchioni hanno i segni magari di cambi gomma frequenti, che magari non corrispondono magari al chilometraggio della moto, cioè se vi vendono una moto con 3000 km ma i cerchi sono tanto segnati, può voler dire o che è stata utilizzata tanto in pista o che magari i chilometri segnati non sono quelli veritieri, ecco. Controllare il radiatore. Il radiatore per eventuali segni, eventuali... E se fa pista c'è la gomma in mezzo e lì te ne accorgi se la moto ha fatto parecchia un po', ecco, dopo comunque ha fatto pista. Esatto. Perché appunto in pista i pneumatici alzano i piccoli pezzettini di gomma fusa, diciamo, e vanno ad appiccicarsi su alcuni componenti, diciamo il radiatore o anche in mezzo alle plastiche, ecco. Quindi sul radiatore sono quelli un po' più visibili, ecco. E altre cose non mi vengono in mente. La pioggia fortunatamente sembra essere cessata, quindi continuiamo per altre 6 orette e magari ci vediamo dopo con qualche piccolo aggiornamento ancora. A tra poco, ciao ciao. Ma sempre così, eh? Sempre così, sempre così. Freschetto. Ma è freddo. Allora, 23:49. 23:48 faccio. Ecco. Comunque sono più di 24 ore. Perché io l'ho cominciato meno alle 8:40. Quindi l'avventura è finita. Meno male. L'abbiamo portata a casa. La nebbia, tutto, abbiamo fatto nebbia, tutto. Pioggia, sole. Siamo arrivati. Scaricata. Adesso nei prossimi video magari vediamo di rimontarla in configurazione stradale, come vi dicevo. E niente, lasciate un like, iscrivetevi, seguiteci. Un like o due lasciate sui social. Avventura. Porca. Moglie, lasciamo pure due adesivi, ecco, da mettere sulla carina nuova. Ecco. Vai, ecco qua. Un like, seguiteci. Assetto Moto, Instagram, Facebook, canale Telegram. Seguite tutto quanto. Alex Moto3D, Alex Moto3D. Tutto scritto qua sotto in descrizione. Tutto sotto. Ciao. Ciao.